Il vento. C'è un vento del cazzo. Mi si porta via se apro le finestre e devo mettere la musica. Me la stavo a scordare. Pubblica. Devo far mettere solo la musichetta. E già che ci siamo, vediamo i video che devono uscire. TG Lore Università live su Tarkir comincia a. L'annuncio inizia tra 21 secondi e io intanto cerco la musichetta. È bello fare i versi stupidi su Twitch. Devo cambiare il mio account Facebook. C'è la pubblicità, c'ho la pubblicità, andiamo a pubblica pure su Instagram. Mi hai rotto il cazzo con le mail, tutte spam. Storia, feed. Buon necropomeriggio Loremon. Draco pomeriggio, anzi, o can pomeriggio. Visto l'argomento di oggi. Dracano per pomeriggio. Ma si sente sta cazzo di musica? No, non si sente. Mo si dovrebbe sentire meglio. Certo, se ci canto sopra in effetti è un po' difficile che si senta, ma... Allora. Intanto volevo segnalarvi che dopo grandi lunga attesa finalmente ho ricaricato tre live della settimana scorsa, sì. Ho ricaricato la live del compleanno, la live di Esplorando Teros e Zendikar, e oggi più tardi esce la live sull'ultima lettura dei fumetti Boom, e poi abbiamo domani in uscita ci sono Inventando numero 12 personaggi di Alara e la live della settimana scorsa sulla Guerra dei Fratelli. In più ho già cominciato a ricaricare quelle di questa settimana che stiamo per terminare, però almeno mi sono portato un po' avanti questa settimana. Scusate, ma mi era proprio passato di mente il fatto di ricaricare le live. Adesso cominciamo, per bene. Fatemi finire due cose al volo. Ok.
c'è lo spammino, ho fatto, che manca? Instagram l'ho fatto, Telegram l'ho fatto, YouTube l'ho fatto e Facebook l'ho fatto. Quindi ok, bene bene, eccomi qua, eccomi a voi. Controllo un'altra cosa, buonanotte a me. Ok, allora stavo pensando, e tra l'altro se domani esce Ixalan toccherà trovare il, vabbè, non, questa settimana no, la prossima, la settimana che viene no, magari quella dopo troviamo lo spazio per, da dedicare al sintetizzando di Ixalan numero 2. Anche perché bisogna vedere se c'ho il tempo di leggerle tutte e cinque le storie. Ammesso che siano cinque, ammesso che... Buh. Quindi bisogna un attimo vedere. Ma in ogni caso, se un conto è, sai, una al giorno, quell'oretta per leggerle le trovi. Ma 5 ore di seguito diventa tanto. Vabbè, detto questo, cazzate a parte, direi di andare a introdurre, tra uno sbadiglio e l'altro, andiamo a introdurre l'argomento della serata, che poi non è sera ma è pomeriggio. Andiamo a introdurre l'argomento del pomeriggio. Allora, argomento che peraltro mi ha tenuto sveglio stanotte. A un certo punto stanotte mi sono svegliato e mi sono ritrovato a pensare ai personaggi da fare a inventando. È diventata un'ossessione a un certo punto, cioè non riuscivo più ad addormentarmi perché non riuscivo a pensare ad altro che ai personaggi di Inventando. È un'ossessione. Vabbè, a parte le mie ossessioni, comunque io e le mie ossessioni, per l'appunto oggi pomeriggio, tra uno sbadiglio e l'altro, andiamo avanti con la rubrica Inventando, la rubrica in cui ormai sdoganata da diverse settimane. Questa è la quarta settimana, in realtà è il quarto appuntamento con Inventando. E tra l'altro, non, proprio perché ci ho avuto la testa altrove, non ho fatto i compiti a casa sul personaggio di Inventando della volta scorsa, che avevamo concluso dicendo inventiamo un personaggio a casa, inventiamo un personaggio Vedalken nero-blu di Esper, e mi sono totalmente dimenticato. Quindi per cui lo inventiamo magari più tardi, a fine live, o vedo un attimo come risolvere la situazione. O anche adesso, vediamo. In ogni caso, è bello che io mi do i compiti da solo e poi non li rispetto, bravo me. In ogni caso, appunto, Inventando è la live in cui, andando un po' random, oppure a volte più random, a volte meno random, dipende un po' dalle fazioni che sono in gioco e da quello che vogliamo raccontare, andiamo a inventare per l'appunto dei personaggi originali. In questa live inventeremo in realtà 5 personaggi, più un sesto che sarà il compito per casa, più il settimo che sarà il compito per casa della scorsa volta. Faremo quindi 3 storie ambientate nel passato, ai tempi della Dragonfall o della Canfall, quindi quando poco tempo dopo la battaglia di Tarkir, lo scontro tra Ugin e Bolas, e quindi quello che in una realtà è stata la vittoria degli esseri immortali sui draghi e in un'altra realtà è stata la vittoria dei draghi sugli esseri mortali, e le altre 3 invece saranno ambientate nel presente di Tarkir. Sì, diciamo 3 e 2, mo vediamo un attimo. E saranno una per fazione più una sesta che sarà legata a Ugin, quindi un personaggio in colore, diciamo, tipo il personaggio nuovo di Commander
come si chiama, Commander Master, è stata l'espansione di Commander uscita quest'estate, era Commander Master, vero? Che è uscito quella del nuovo, quel Naga in colore che era nel mazzo in colore e che è un allievo di Ugin, diciamo. Non proprio, ma vabbè. Quindi appunto, 3 nel passato e 3 nel presente. Ognuna di queste però avrà la versione della realtà dei Khan e della realtà dei draghi, dove l'una o l'altra versione sarà più approfondita. Per esempio, cominceremo, già ve lo spoilero, con Rajik, che è un personaggio sul Tai. Come sempre, io parto sempre con un personaggio che ho già costruito, che ho già nella mia, nel mio database di personaggi. Rajik è un Sultai, la sua storia nella realtà dei Khan, nel presente dei Khan, è molto breve perché si conclude molto in fretta. La sua storia invece nella realtà dei draghi è differente perché alcuni eventi vanno in maniera diversa e le cose non si concludono altrettanto in fretta. Ma poi vedremo, non vi faccio troppi spoiler. Per cui poi anche con il personaggio Mardu, il personaggio Temur e varie cose vedremo un attimo di una realtà, una storia sarà più lunga dell'altra. Ognuno di questi personaggi comunque avrà in media due storie in realtà parallele che non si incontrano se non per il momento dove tutto è, in cui tutto è cambiato. In alcuni casi contesti differenti, ma più o meno simili. Ma adesso lo vediamo insieme. Prima di partire, allora, facciamoci al volo questa cosa del personaggio di Alara. E già che ci siamo, visto che ne posso prendere un blu-nero, un personaggio blu-nero, Vedalken, visto che ci siamo, prendiamo un personaggio già fatto, visto che non ho tutta sta fantasia stasera oggi di pensare a Esper. Personaggio già fatto, che è Ranalus. Ranalus è di Alara, tecnicamente, è nata su Esper, e a un certo punto, pur essendo legata, oggigiorno è legata ai colori di Atraxa, tutto tranne il rosso praticamente, nasce su Esper. Inizialmente è una eterica ricca Vedalken di buona famiglia, di quelli che hanno i sordi e che di fatto non hanno mai dovuto fare nulla nella loro vita, ma durante un giorno in cui ottiene l'enorme privilegio di aver innestato un cuore di Ethereum. Nel momento in cui le viene dato il cuore di Ethereum, la sua scintilla latente di Planeswalker si accende e Ranalus viaggia nel multiverso, viaggia su Naya per come prima cosa. Partiamo subito con questa cosa perché è fondamentale in realtà. Viaggia su Naya e lì scopre un mondo completamente naturale, completamente diverso da quello che conosceva a casa sua. È ancora giovane in questo momento e rigetta le sue idee esperite di perfezione attraverso il metallo, sebbene non si privi del tutto dell'Ethereum, ma si priva comunque di quelle componenti fondamentali che la portavano ad essere più una Vedalken al 100% fatta di Ethereum. Torna ad essere una Vedalken vera e propria, con il metallo magico ancora innestato lungo il corpo, ma non più con un cuore di Ethereum, bensì un incantesimo che la tiene in vita, qualcosa di ancor più particolare, un incantesimo. E da qui nasce appunto il mana nero della nostra Planeswalker. Un incantesimo che le permette di sostituire il suo cuore di Ethereum con un organo funzionante e sebbene artificiale, naturale ma artificiale al tempo stesso, in una maniera molto simile a Phyrexia. Tanto che in realtà questo suo momento di
sostituzione del cuore, questo suo privarsi dell'Ethereum arriva più in là col tempo. Appunto, viaggia su Naia e lì scopre una realtà differente, una realtà naturale che brilla di vita e che è estremamente vitale ed è molto diversa dalla fredda e morta praticamente Esper, e decide che vuole portare questa novità a tutto il mondo, tutto il multiverso. Nel momento in cui torna ad Esper, però, la sua famiglia la rinnega, dicendo: ma che cosa ti salta in mente? Ma cosa stai dicendo? Ma ti sei tolta il braccio di Ethereum? Ma perché? Ma cosa fai? Ma sei matta? E la nostra Ranalus, quindi, decisa a tagliare tutti i ponti con Esper, che giudica indegno del suo genio, dato che appunto le ridono dietro quando parla di riottenere una vitalità più naturale, viaggia nel multiverso, viaggia, piano piano inizia a interessarsi alla vita artificiale altrove, e nel multiverso, finché a un certo punto si imbatte nella storia di Phyrexia. Raggiunge prima Dominaria e da Dominaria inizia a sentire voci di Phyrexia, questi, parliamo degli anni 30 del secolo in cui viviamo, quindi diciamo 30 anni dopo la riparazione e 30 anni prima della Spark Rupture. Succede quindi che lei sente parlare di Phyrexia e si interessa di questa cosa, di queste scienze che combinano l'artificiale col naturale, inizia a studiare a Tolaria, cioè alle Accademie di Tolaria, ed è anche colei che inizia a, maledetta zanzara, divulgare anche le idee di Gata, di Mishra, di Geeks, a recuperare quelle, a portare quindi gli studenti Tolaria verso quella tipologia di studi che poi formeranno Rona e che daranno vita alla società di Geeks, per esempio, alla società di Mishra o ai discepoli di Geeks. Quindi di Rona e compagnia bella, ambiziosa, quindi con l'ambizione di diventare la più capace, colei che riuscirà a capire Phyrexia, a scoprire tutto quanto, sente parlare poi di Mirrodin e nel ignara di ciò che si cela nelle profondità di Mirrodin va su Mirrodin e viene accolta da Vedalken, che sì, le parlano di Memnarch, di quello che era Memnarch, quello che è stato Memnarch, della pozza della conoscenza che ultimamente ha cominciato a dare problemi, del fatto che un Eurok hanno osato ribellarsi a loro, i loro schiavi, tutta lore vera in realtà. E Ranalus quindi comincia a interessarsi a questa cosa della pozza, ma perché? Ma poi ci sono queste strane tracce d'olio nel Mar di Mercurio, questa roba nerastra, e si interessa fino a entrare effettivamente in contatto con Phyrexia. E è qui che scopre per la prima volta su Mirrodin il suo vero potere, la sua capacità di cambiare l'organico in inorganico e viceversa. È qui che affina le sue capacità, ha praticamente il potere dei micosinti, diciamo, Ranalus, affina le sue capacità e viene assolutamente, inizialmente non viene vista bene nemmeno dai Phyrexiani, ma appunto grazie alla sua capacità di cambiare l'organico in inorganico e le sue conoscenze comunque legate alla vecchia Phyrexia, a Dominaria e al mondo, al multiverso, i pretori Phyrexiani iniziano a capire che questa Planeswalker può essere loro utile, iniziano a capire che è comunque una persona da tenere sotto sorveglianza. Ancora non c'è il siero, l'olio che trasforma, che completa i Planeswalker. La stessa Ranalus fa ben attenzione a evitare che tracce d'olio si infilino nella sua pelle o sul suo corpo quando è inorganica, nelle sue parti inorganiche.
Finché a un certo punto però si rende conto che anche quella cosa non la soddisfa più, anche Nuova Firenze non la soddisfa più, queste stupide dispute tra i pretori, tra chi ce l'ha più lungo, quando soprattutto poi c'è la guerra contro i Mirran e Norn dopo la guerra inizia il suo lavoro di ristrutturazione e di dominio su Mirrodin. Ranalus inizia a dire: vabbè, ma che me lo fa fare? Ma che me frega? Questi non capiscono niente, non capiscono le vere origini di Phyrexia, non riescono a imparare dagli errori del passato, non capiscono che noi non siamo portatori di guerra e di morte, ma siamo una cultura. Phyrexia può essere una cultura molto più importante, non dobbiamo mostrarci come i conquistatori, ma come coloro che benedicono il multiverso e che portano sviluppo e progresso nel multiverso. Siamo migliori di semplici gente che va lì a sterminare i popoli. Non che Ranalus si faccia problemi, non che Ranalus sia mai stata dalla parte di Mirran, anzi. Nelle sue belle dissezioni di Mirran le ha fatte anche lei. Finché inizia, si imbatte in una strana. Per i personaggi che stanno bene, si può partire da personaggi già esistenti e con parte della storia già scritta espandendola? Sì, assolutamente. Perché Ranalus, sì, effettivamente mi sono dimenticato di dirlo, originariamente nasce come Vedalken di Alara. Cioè, come Vedalken è una delle most wanted di Alara. In un flavor text e in un articolo. Quindi sì, nella rubrica si può assolutamente partire con personaggi già esistenti. Basta che non siano personaggi che abbiano già una loro carta leggendaria e che non abbiano troppa lore di base. Per dire, la Ranalus. La sua lore è semplicemente a un certo punto va su Naya e si libera dell'Ethereum per diventare un tutt'uno, diventa l'eretico Vedalken, l'eretica Vedalken, quindi verde e blu, la carta verde e blu di rinascita di Alara. Partendo da quello ho espanso il tutto, così come l'altra volta quando abbiamo fatto Alara siamo partiti dal nome di Jorsul, mi pare, che non ha una lore di base, però fa parte dei flavor text. È un nome preso dai flavor text che ha appunto una storia nei flavor text molto meno espansa e molto meno interessante quella di Ranalus, ma comunque già stabilita. Quindi assolutamente si può fare questa cosa di prendere un personaggio dei flavor text che non abbia una carta leggendaria e che non sia apparso nella lore ufficiale. Semplicemente quello in realtà è la questione. Se non sei apparso nel lore ufficiale, puoi essere trasformato e manipolato come si vuole. Nel momento in cui tu vai a prendere Atraxa, per dire, e decidi che Atraxa possiamo inventare il passato di Atraxa, il passato Mirran di Atraxa, ma trasformare e cambiare la storia di Atraxa anche espandendola sarebbe appunto un'ucronia a quel punto. Rimane e dovremmo cambiare talmente tante cose che andremmo a creare conflitto con la storia originale. Quindi, appunto, questo è il discorso è un po' questo. Se si vuole, si può assolutamente andare a prendere un personaggio con un po' di lore che non abbia un ruolo così importante, ma che appunto si può espandere. Poi tanto le regole, insomma, sono sempre molto malleabili le regole. Quindi appunto si possono anche far conoscere personaggi importanti ai nostri personaggi stessi. E senza appunto andando un po' a cercare comunque di entrare nei buchi in maniera tale da non andare mai a contraddire la lore ufficiale, per quanto la lore ufficiale si contraddica già da sola perfettamente. Dunque, appunto, Ranalus a un certo punto la sua vita prende una svolta quando torna su Dominaria per un periodo e scopre che c'è Belzenlok che sta portando avanti una risurrezione degli antichi artefatti firexiani. Ha riattivato la fortezza della Cab di Volrath. Tutte belle cose legate al passato, e Ranalus inizia quindi a
sfruttare Belzelok, si allea con Belzelok ed è lei che lo incarica di recuperare gli artefatti come la Black Blade e tutti gli altri artefatti che vediamo nella storia di Dominoria. Perché ufficialmente non c'è una spiegazione su Belzelok che va a caccia di artefatti. Non c'è da nessuna parte una spiegazione ufficiale seria. A un certo punto Belzelok gli gira così. Decide di andare a caccia di artefatti. Perché? Perché sì. Perché è Belzelok. Salutiamo Dominoria e la sua bella lore approfondita. Quindi Ranalus sfrutta Belzelok finché a un certo punto, tornata su Mirrodin, ormai diventata nuova Phyrexia, si imbatte in una strana macchia d'olio senziente, in un briciolo di un germe oleoso di germi 00, no? Il tipico germe 00, che se le sembra stia cercando di trovare un senso, sembra in grado di intendere e di volere, di riconoscere i suoi dintorni, di cerca anche di assumere una forma differente questo germe, questa macchia d'olio praticamente, che ogni tanto si trasforma appunto in pezzetti di armi, in una mano, un occhio, un dente, una bocca con i denti, sembra ricordare qualcosa di umano. Ranalus se la porta via, rende l'olio inerte e se la porta via nella cieca eternità. E a quel punto, ormai assume il controllo della cabala di Belzenlok dopo che Belzenlok è morto, quindi sono passati nel frattempo 30 anni dal suo primo approccio a Dominaria, e questa macchia d'olio lei la trasformerà nel personaggio di Yagmor, che avete conosciuto nei Flavor Text dell'Halloween Countdown l'anno scorso, e che impareremo a conoscere meglio perché sarà uno dei personaggi del Inventando ambientato su Mirrodin, quando ci arriveremo. E il suo nuovo obiettivo, la sua nuova ambizione è appunto creare una Phyrexia, riunire tutte le conoscenze di vecchia Phyrexia, tutte le conoscenze di nuova Phyrexia e creare una terza via Phyrexiana che non sia una via di conquista e dominio, ma di dominio attraverso la conoscenza, di progresso ad ogni costo. Da qui il lato blu-nero. Il blu è la conoscenza, il progresso, il migliorare se stessi e imparare e diventare sempre la versione migliore di noi stessi. Progredire sempre di più ed evolversi costantemente. Il nero è nell'ambizione di essere disposti a tutto. Di ottenere qualunque, di fare qualunque cosa per ottenere quel miglioramento di se stessi. Un miglioramento non solo intellettuale ma anche fisico. Dopodiché c'è anche un po' di mana bianco nell'idea di portiamo la grande opera a tutti quanti e un po' di mana verde nel fatto che comunque mescola artificiale e naturale perché è un po', è anche biologa la nostra Ranalus. Una lore magari poco approfondita in questo momento, ma che trovate in realtà approfondita nel racconto gioco di Dominoria. Avevo fatto un racconto gioco ambientato su Dominaria in cui lei era una dei protagonisti. Vi lascio il link al gruppo di racconti giochi, va? Così. E c'è anche una live dedicata ai racconti gioco. E questo quindi era il nostro personaggio blu e nero per i compiti a casa, il Vedalken blu e nero per i compiti a casa. A questo punto abbandoniamo Alara. Ho cercato di sbrigarmi perché un po' era, cioè non è proprio un argomento, Ranalus, non era proprio un argomento e volevo appunto sbrigarmi abbastanza, come ho fatto col personaggio, come l'ho chiamato, Azpatek. Come ho fatto con Azpatek, che era il personaggio Grull dell'Impero del Sole, non sono andato ad approfondire troppo. Ho approfondito giusto un po' di più rispetto a lui perché Ranalus ha effettivamente una sua lore vera e propria. Cioè, una mia lore basata sulla sua lore originale e vera e propria.
a questo punto metto un attimo questa immagine a caso e vediamo subito da chi cominciare. Andiamo su Tarkir e andiamo a cominciare, vediamo subito, con verde, quindi può essere Temur, Abzan o Sultai, e blu. Verde e blu, ma può essere pure lì Temur o Sultai. Datemi un attimo. Mi ho dimenticato di mostrarvi la capture. Verde, blu e terzo colore sarà random card. Verde, che però è anche nero, Tivar. Ha anche la color identity nera. Ok, quindi cominciamo coi Sultai. Mamma mia, tutta una scusa per cominciare coi Sultai in realtà. E comunque i Sultai penso siano diventati... Abbiamo fatto tipo 3 personaggi già a Sultai. Mo lasciando perdere questo che è Tarkir, sono usciti ovunque i Sultai. Sultai barra Silungar, e il primo personaggio è appunto Ragic, quello di cui vi stavo parlando all'inizio. Ragic è un altro personaggio che in questo caso non ha proprio una lore, il nome non viene nemmeno dai flavor text, ma ho inventato originariamente ai tempi dell'uscita di Khan di Tarkir, quindi nel 2014, forse 15-16, tra il 15 e il 16, avevo scritto anche un po' di racconti, e ha una storia molto strana in realtà. Si tratta anzitutto di un Sultai anomalo, perché nella realtà dei Khan, cominciamo dalla realtà dei Khan, Ragic è nato tra gli Abzan, ed è niente po' di meno che il fratello di Anafensa. Perché fino a poco tempo fa dovevo fare personaggi... Fino a un paio d'anni fa facevo personaggi legati a parentele all'interno della lore di Magic. Quindi ero fissato con questa cosa. Poi mi sono accorto che potevano essere anche più interessanti se non avevano legami. Con questi... non legami di sangue. Quindi è il fratello di Anafensa ed è destinato a vivere all'ombra della sorella. È incompreso dalla sua famiglia, cresce nel deserto appunto, ma senza veramente prendere troppo a cuore le tradizioni degli Abzan, le idee per cui la famiglia è importantissima, bisogna fare tutto in famiglia. Bisogna far sì che gli altri non ci vedano, dobbiamo dimostrare agli altri che siamo parte del tutto, che siamo, cioè, il lato più bianco della storia degli Abzan, il lato più selesnia degli Abzan è qualcosa che il nostro Ragic proprio non riesce a mandare giù, e questo fa sì che i suoi rapporti con i suoi familiari siano anche abbastanza burrascosi. Specie perché il suo destino è quello di o fare il soldato o fare il mercante come suo padre, che mi pare che la famiglia di Anafensa fossero proprio mercanti. Quindi due cose può fare, o il mercante o il soldato. Questa predestinazione, questo suo, e in più il soldato, ma comunque fratello della Khan, della futura Khan, il fratello minore della futura Khan, quindi comunque sempre visto come quello che non ce l'ha fatta, quello che la ruota di scorta in un certo senso. Abbiamo avuto una figlia, lei sarà la grande Khan che guiderai, lei è destinata ad essere la Khan che guiderà gli Abzan, mentre lui sarà appunto la ruota di scorta, in teoria dovrebbe essere quello che si occuperà di difendere la Khan, il suo soldato più fedele, ma appunto questa cosa non va giù a Ragic.
A un certo punto il nostro ragazzino, perché di ragazzino si tratta, a 13-14 anni decide di fare il gesto folle di, in un momento in cui le carovane Abzan sono più vicine al territorio Sultai, lui stringe un patto con uno degli aviani Sultai che gli parla di ricchezze infinite, di propaganda Sultai di fatto, e in cambio di una notevole ricchezza e di un di diverse anche cioè si di fatto si compra un passaggio per Carsi, per la regione dei Sultai, per andare a vivere tra i Sultai. Si compra il passaggio e la vita tra i Sultai. Lì effettivamente riesce a farsi strada tra i Sultai, diventando l'assistente di un ambasciatore importante de sto cazzo. Non era chiaro neanche a me come faccia questo qui a 14 anni a farsi strada tra i Sultai. Probabilmente trova le giuste conoscenze, questo aviano con cui che conosceva, e grazie appunto a quello che si porta via da casa sua riesce a pagarsi in un certo senso la scalata al potere, che in realtà di potere non si tratta ancora. Questo sia lui è l'assistente di un ambasciatore, ma di fatto è l'ambasciatore di un villaggio molto poco importante, che ha contatti poco frequenti con gli altri clan, ma che di tanto in tanto comunque viene invitato nelle sale più importanti delle fortezze dei Sultai. Ha dei contatti con Sidisi, nel senso che si sono visti un paio di volte e Sidisi ha deciso di non ucciderlo sul posto. È fedele quindi alla politica della Khan Sidisi. E Rajik a un certo punto ha 19 anni, mi pare, a 19 anni decide effettivamente di tornare a casa, di dimostrare la sua fedeltà ai Sultai, facendo una mossa assolutamente rischiosa ma di successo, ossia dimostrare che lui ha talmente tanto potere e influenza sugli Abzan da potersi incontrare con Anafensa, addormentare Anafensa e lasciarla addormentata per diverse ore, in maniera da permettere a un piccolo contingente di Sultai di attaccare la guardia, diciamo, d'onore della Khan, e riesce insomma a dimostrare che le difese impenetrabili degli Abzan non sono affatto così impenetrabili, e che lui potrebbe effettivamente essere la chiave per penetrare quelle difese. È una mossa rischiosa, che tra l'altro fa presentandosi ad Anafensa come nuovo ambasciatore, quindi derubando l'ambasciatore del suo titolo. È un personaggio molto edgy, ripeto. Non vi aspettate grandi cose, grandi profondità da questo personaggio, soprattutto nella versione dei Khan. Quella dei draghi forse un po' di più, ma solo perché l'ho scritta in tempi più recenti. E riesce appunto a ottenere questo risultato, e effettivamente gli viene affidato il ruolo di ambasciatore a quel punto. Al posto dell'ambasciatore del piccolo villaggio gli viene affidato il ruolo di colui che dovrà occuparsi dei rapporti con gli Abzan, e insomma uno da tenere, da avere come amico. Lui ha la capacità, di fatto non magica, non ha nessuna capacità magica in questa realtà, riesce ad essere quello giusto al momento giusto, a far finta di essere la persona giusta al momento giusto. La Khan Sidisi ha bisogno di effettivamente mostrare tutta la sua forza e di infliggere duri colpi agli Abzan,
E Rajik sembra proprio la persona giusta, quella che potrebbe appunto essere la chiave per penetrare le difese di Anafenza, perché l'ha dimostrato in quel contesto. Fatto sta che però, proprio perché ha fatto questa cazzata, nessuno gli crede più. Ogni volta che prova a mandare lettere ad Anafenza, cose, nessuno gli dà più retta. Piano piano tutta la sua immagine di grande figo, di grande manipolatore, grande furbo e intelligente, scaltro e tutto quanto, viene meno, finché, preso dal panico e dalla folle ambizione di ok, l'unico modo per diventare, per assicurarmi che la mia maschera non cada, è diventare io stesso il Khan dei Sultai, decide di provare ad uccidere Sidisi. Vi lascio immaginare come vada a finire. Non bene. Diciamo solo che il nostro Rajik adesso, se non fosse, se Sarka non avesse riscritto la storia, sarebbe un Sibsig come tanti nella fossa dei coccodrilli di, sarebbe stato gettato nella fossa dei coccodrilli di Sidisi, e sarebbe adesso i suoi resti porterebbero le banane a Taigam e Sidisi. Quindi, insomma, una brutta fine per un personaggio che in realtà non è che fosse così essenziale, così importante. Nella realtà dei draghi, invece, la situazione cambia abbastanza. Nella realtà dei draghi, Rajik nasce comunque tra i Dromoka, ma lì c'è ancora più motivo per disprezzare Dromoka. Non è in questa realtà il fratello di Anafenza, linee temporali diverse, idee diverse, ma non è il fratello di Anafenza, ma si spaccia per tale tra i Sultai, ma adesso ci arriviamo, e fa parte di quella combriccola di persone che, come Anafenza, venera gli antichi spiriti dei morti e porta avanti le pratiche degli antichi Abzan che Dromoka considera eretiche, e assiste effettivamente alla morte, al momento in cui Dromoka, non proprio Dromoka in persona, ma uno dei reggenti di Dromoka, uccide Giustizia Anafenza. E a quel punto, non potendo restare tra il Dromoka, perché lui comunque è stato graziato nel fatto che, nel senso che non è stato beccato quel giorno insieme ad Anafenza e agli altri a venerare gli spiriti antichi, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, prima o poi questi sempre 13-14 anni, parliamo sempre di un ragazzino di 13-14 anni, prima o poi i Dromoka stessa magari farà delle indagini, magari succederà qualcosa per cui è meglio darsela a gambe. Perdendo ogni status, comunque faceva parte di una famiglia anche abbastanza importante, ma non tanto da avere un'autorità su Dromoka e poter dire «Eh no, però effettivamente sarebbe meglio se non giustiziaste mio figlio». E sfruttando le conoscenze di, in questo caso, di uno zio mercante che mercanteggia in tutta quanta, con tutti i clan del Tarkir dei Draghi, riesce effettivamente a farsi strada nei palazzi del potere dei Sultai. Stavolta però si tratta di ottenere più che altro anzitutto lui si presenta fin da subito come il fratello di Anafenza, il fratello di quella tizia che ha tradito i Dromoka e è diventata leggendaria comunque questa persona, quindi anche se non è Khan, Anafenza era importante, colei che combatte i Dromoka, e io quindi sono un abilissimo combattente, vedrete che so fare grandi cose. Si presenta alla maestra degli ammazzadraghi di Silungar e dopo un anno di addestramento che non ha alcun successo perché lui non fa nulla, lui si trova in questa situazione in cui
gli dicono: ok, ti diamo vitto alloggio e ti addestriamo per diventare un ammazzadraghi. Però il vitto alloggio dei Silungar è sempre un po' una mela avvelenata, e in più nessuno ha veramente interesse nel addestrare nuovi ammazzadraghi. Appena vedono che sto ragazzino non ha nessuna capacità magica, non ha nessuna abilità con le armi, è una pippa in tutto e l'unica cosa che riesce a fare bene è mangiare e poltrire tutto il giorno, gli dicono: guarda, tu hai 2 giorni, dopodiché te ne ritorni da dove sei venuto. Sei stato qui a mangiare a scrocco per 1 anno, abbiamo avuto pazienza, non hai dimostrato niente, o ci dimostri di essere effettivamente in grado di fare qualcosa, oppure vattene a fanculo. Anzi, effettivamente un potere Rajic lo mostra, è il potere, la capacità di cancellarsi i ricordi. È letteralmente automill. Riesce a mettere da parte nella sua memoria dei ricordi per poi rimescolarli nel grimorio successivamente, senza però dargli un uso concreto a tutto ciò. Non gli dà un uso concreto fino al giorno in cui non incontra, non mi ricordo come l'avevo chiamato, un Rakshasa. Libera un Rakshasa che era rimasto prigioniero per 1000 anni e che aveva complottato contro Silungar, tutte cose molto così. E questo Rakshasa, in cambio della sua liberazione, gli offre effettivamente le capacità giuste, gli offre di. Diciamo, gli dice: puoi esprimere un desiderio, tu liberami e in cambio io farò avverare un tuo desiderio. Rajic lo fa, lo libera e in cambio desidera la possibilità di essere il migliore ammazzadraghi sulla piazza. O comunque, se non il migliore, un ottimo ammazzadraghi e per potersi comunque, anche perché ricordiamoci sempre che tra i Silungar, se sei troppo bravo in qualcosa, finisci nella bocca dei Silungar. Un ottimo ammazzadraghi, abile con la lancia, bello anche in forma, fisicamente, uno che insomma riesce a fare grandi cose e riesce in tutto, almeno nell'ambito dell'ammazzare i draghi. E effettivamente questo patto avviene, solo che come condizione del patto c'è il fatto che Rajic dovrà cancellarsi dalla memoria ogni ricordo di Qutep, di questo Rakshasa, e ogni ricordo della sua vita precedente a quel momento, falsificandosi la memoria, creando nuove memorie per cui lui non è più il fratello di Anofensa, che poi non lo è, non è più l'Abzan, il Dromoka che è scappato, ma un ammazzadraghi che non è più l'inutile carcassa di prima, ma uno grande e potente, in grado di servire fedele a Silungar, in grado di servirlo al meglio. E effettivamente Rajic, grazie a questo patto, riesce a guadagnarsi la fiducia di Silungar, riesce a diventare un ammazzadraghi nel corso dei 10-15 anni successivi. Riesce a diventare un ammazzadraghi, ha effettivamente la possibilità di testare sul campo di battaglia il suo potere stesso di ammazzadraghi, e importante questo, ci torniamo dopo su questa cosa, è colui che scova per conto di Silungar e di Ojutai un gruppo di ex, diciamo, di persone legate agli antichi khan, quindi agli antichi clan, legate all'idea di come si stava bene senza i draghi, che quindi venerano e portano avanti le teorie dei Jeskai, le conoscenze dei Sultai, sono letteralmente gli ultimi residui dei nostalgici dei clan pre-draconici, una cosa che i draghi non possono in alcun modo accettare. Rajic effettivamente riesce a guadagnarsi la fiducia di questi qui e diventando anche più abile nella capacità di manipolare le proprie memorie utilizzando anche il mana verde in maniera da automillarsi meglio,
Ed effettivamente porta a Silungar, come prigioniero, riesce a guadagnarsi la fiducia di questi e a tradirli nel momento giusto per condurli da Silungar e farli uccidere da Silungar stesso. E ripeto, ci tornerà utile dopo questa cosa delle antiche usanze. Quindi Rajik vietrà a loro fino a che non li tradisce e di fatto li fa uccidere tutti quanti. Compresa una sua maestra, una delle persone che gli aveva più dato corda, gli aveva dato fiducia nelle sue capacità, che è colei che ha inventato uno strumento molto particolare che, come Rajik, ha la possibilità di appunto automillarsi, automill, diciamo, di fare automill, ma ha inventato uno strumento particolare, un artefatto, una fiala nel quale può rinchiudere le proprie memorie, strappandosi della mente e mettendole in questa fiala, e nel caso in cui questa fiala, tramite un complesso meccanismo, dovesse aprirsi, libererà le memorie per permettere a chiunque di osservarle come se fossero un film, praticamente. Rivedi le memorie, quello che hai vissuto al rallentatore, in un certo senso. E lui si appropria di questa magia, di queste fiale, nascondendole chiaramente a Silungar e a tutti coloro. E viene quindi premiato come diventando, diventando uno degli ammazzadraghi di fiducia non di Silungar, ma del clan Silungar. Ma appunto, come molti nel clan Silungar, in realtà gran parte della sua vita successiva, una volta ottenuto questo status di non protetto da Silungar, ma non nemico di Silungar, persona che Silungar potrebbe decidere di risparmiare e alla quale ha concesso qualche onore in più. E effettivamente continua a vivere la sua vita scoprendo però di essere anche lui un planeswalker e portando conoscenze degli altri piani alla sovrana di Carsi. Carsi è il palazzo più importante del territorio di Silungar, dove tutte le persone dei vari clan vengono accolte, è un po' una specie di ambasciata di tutti i clan, e dove i Silungar mostrano la propria propaganda. In realtà è Sultai, tutto questo è legato ai Sultai. Nella lore dei Silungar Carsi non viene citata, ma nella lore dei Sultai sappiamo che esisteva questo posto qui. E quindi perché non anche nella lore di Silungar alla fine? Se può tornargli utile. E quindi il nostro eroe viaggia nel multiverso alla ricerca di gioielli, magie, artefatti, tutto ciò che può effettivamente prolungare la sua esistenza e il suo status di comunque persona agiata tra i Silungar, una persona piuttosto, cioè un tizio con poco potere e poca influenza politica, ma una buona quantità di soldi e abbastanza benestante, appunto. E riesce quindi a guadagnarsi riesce a guadagnarsi appunto il pane in questo modo, in un certo senso, portando artefatti e altri meraviglie esterne. Esterna a Tarkir. E peraltro è importante anche questa cosa. C'era poi, volevo scrivere, ma poi ho cambiato idea. Una lore nella quale Rajik aiutava un gruppo di tizi, una specie di cavalcavento 2.0 formata da un'eteride di Alara, sì, un'eteride di Kaladesh. E un gruppo di gente di Alara, tanto per cambiare,
recuperava per loro i resti degli antichi draghi, dei draghi, cioè degli antichi draghi, recuperava la sangrite. Cioè, praticamente qual era la storia? Questo Iteride di Kaladesh aveva scoperto che aveva creato un'aeronave tipo cavalcavento in grado di viaggiare tra i mondi, tra i piani, e aveva scoperto l'esistenza dell'Etherium. L'Etherium in qualche modo interveniva sul suo corpo per prolungargli l'esistenza, un po' tipo il cuore di Gonti. Cosa che in realtà non è confermata da nessuna parte, ma è una mia headcanon. E in un momento in cui però si trova a corto di Ethereum, a dover raffinare sempre lo stesso Ethereum e a non poter mettere le mani sul nuovo Karmot, perché Esper si è già avventata sulle riserve di Karmot di Alara, ha la bella idea di dire: aspetta, ma se io trovo un piano con un sacco di draghi che fanno la guerra e si ammazzano tra loro, posso recuperare la sangrite da lì. E quindi divento il leader nel settore dell'Ethereum, vendendo Ethereum di primissima qualità. E dove va a trovare la sangrite? Qual è un piano popolato da draghi che si fanno la guerra? Tarkir. Vi giuro che io questa cosa in realtà la vorrei vedere nella lore. Cioè, confermato che la sangrite la puoi prendere anche da altri piani e non solo da Jund. E con questa cosa degli Omenpat puoi veramente creare uno che si va a scavare la sangrite su Tarkir per portarla poi su Esper. Magari è la lore. In realtà sto anticipando la lore di quello che sarà Tarkir 2. E quindi che succede? Niente, che appunto nella lore lui poi incontrava Rajik e avvenivano cose che in realtà poi non ho mai veramente scritto né descritto, per cui a un certo punto mettevano in piedi una sorta di consorzio infinito in cui si vendevano, in cui Rajik, anziché dover andare in giro per il multiverso, si faceva portare da questo qui gli oggetti che portava poi ai suoi superiori, gli oggetti che gli permettevano di continuare a vivere tra i Sidungar, a fare la bella vita, e in cambio lui appunto gli aiutava a cercare la sangrite e talvolta interveniva anche fisicamente per creare battaglie tra i draghi. E mi piace pensare che in realtà ancora oggi, dopo la Spark Rupture, il nostro Rajik abbia perso la scintilla, ma si sia unito alla ciurma di questo Eteride per effettivamente vivere, esplorare il multiverso alla ricerca di draghi da sfruttare per la sangrite. Secondo solo stavo vedendo una cosa al volissimo. Allora, prossimo personaggio. A meno che non ci siano richieste esplicite dalla chat, tipo vai col personaggio Mardu, oppure vai col personaggio Jeskai, o col personaggio Sinnaia. Quello che è, io vado sempre con Scryfall. Oh, comunque fa un caldo boia oggi. E non posso aprire le finestre perché se... Oddio, in realtà. Secondo, vado ad aprire la finestra e tanto sono le 5 e mezza. Si morirà di caldo lo stesso, ma almeno perché ho fatto. Non mi passa un po' d'aria, perché sennò. Oh, cioè, chi è che caga il cazzo alle 5 e mezza del pomeriggio? Quanto sono le live la sera che devo stare tutto tappato, ma alle 5 e mezza al limite cerco di tenere la voce un po' più bassa, vabbè. Allora, prossimo.
random card rosso, quindi o Temur o Mardu o Jeskai, in colore. Se usciva subito in colore era subito Ugin. Rosso, blu, quindi Temur o Jeskai. Rosso, blu, nero, no, non può essere. Rosso, blu, blu. Dai, eh. Oh, solo tre colori ci sono oggi. Oh, rosso, blu, verde, Temur. Oh, Temur, bene, bene, Temur è buono. Oddio, buono in realtà. Ci sto pensando un secondo, perché forse ce l'avevo un personaggio Temur, sempre della storia di Rajik. No, però quello è più... è più seguace di Ugin, quell'altro personaggio, no. Quindi lo userò come seguace di Ugin. Parlando di Temur, invece, andiamo a creare un po' di randomicità. Dirò, a meno che non ci siano richieste particolari dalla chat. Creiamo un po' di randomicità e vediamo se farlo un personaggio del passato o del presente. Prendiamo un dado da un D6. Cioè abbiamo un D6 da qualche parte, dovrebbe essere in questa collezione qui. Ecco, vai, pari o dispari? Pari è passato, dispari è... porca puttana, sta accadendo tutto. Dispari è presente. Pari, passato. 4 uscito. Allora, passato, quindi appunto un personaggio che ha vissuto ai tempi della Canfol. Potrebbe essere un Ainok, perché no, non mi dispiace l'idea che sia un Ainok. Un Ainok che si trova ad avere a che fare con tutta la vita con i draghi, e che nel momento in cui Yasova si inchina, piega la testa a... partiamo dalla realtà dei draghi stavolta. Yasova piega la testa a Atarka, e lui viene sconvolto da questa cosa. Lui, che è sempre stato comunque fedele alle antiche, il suo popolo, gli Ainok, sono sempre stati fedeli ai Temur e alle antiche tradizioni che loro presentavano. E tra i suoi migliori amici ci sono gli sciamani. Lui va d'accordissimo con gli sciamani, pur non essendo uno sciamano lui stesso. Sempre un Ainok maschio sarà, sì. Pur non essendo uno sciamano, lui sfrutta comunque la magia degli sciamani per farsi raccontare storie del passato, visioni del futuro. Ha sempre avuto un rapporto molto particolare con la magia degli sciamani. Quindi quando Atarka bandisce gli sciamani e inizia effettivamente a dare la caccia a chiunque sia costretto a fare lo sciamano, chiunque si trovi a fare lo sciamano, ma soprattutto, altra cosa importante, giustamente mi stavo dimenticando, è un Ainok, e gli Ainok sono il banchetto preferito di Atarka. Non il preferito, ma insomma, sono considerati, diversamente dagli esseri umani, sono considerati per lo più prede da divorare. Quindi lui ha visto gran parte della sua famiglia divorata dai draghi, tutti i suoi, comunque un sacco di gente del suo popolo, della sua razza, è stata divorata dai draghi, e Yasova adesso ha deciso di inchinarsi ad Atarka. Ma non stiamo scherzando, ma stiamo scherziamo. Questo Ainok, che chiameremo Dainok, che Dainok, giochiamo a nascondainok, Dainok.
Mamma mia, tristissime. Dainok quindi si rifugia, scappa via dai clan Temur e si rifugia in alta montagna, laddove spera che Atarka non riesca mai a mettere le mani su di lui e sul suo popolo. Diventa un po' la guida di questo popolo di Ainok, diventa il cacciatore principale di questa piccola comunità, che saranno appunto una quindicina di persone, molti dei quali sono cuccioli, e quindi a maggior ragione vanno tenuti al sicuro dai draghi, e diventa il cacciatore principale, colui che più di tutti si avventura sempre più in là alla ricerca di nuovo cibo. E col passare del tempo invecchia, però diventa difficile scappare e nascondersi da Atarka. Inizialmente ha dalla sua gli sciamani di cui parlavamo sopra, appunto, che sono amici suoi e lo aiutano, come loro stessi si nascondono, ma a un certo punto Atarka inizia a capire che questi qui che si nascondono, soprattutto alcuni sciamani che magari non hanno una grande connessione e riescono a staccarsi dalla connessione spirituale, tornano effettivamente tra gli umani per vivere tra i loro simili. Non stanno più in queste piccole comunità sciamaniche Ainok, che non hanno senso per loro di esistere. Man mano poi che gli sciamani diventano vecchi, gli sciamani più vecchi iniziano a morire, soprattutto alcuni a causa di Atarka, alcuni vengono sterminati, costretti a essere uccisi dai loro stessi compagni, e sempre meno sciamani iniziano a popolare negli anni successivi a questa fuga. Anzi, sapete cosa? Lui è un Ainok, Dainok è un Ainok, ma è bambino, quando è un cucciolo, quando Atarka prende il potere, quando Yasopha si inchina ad Atarka, Dainok è un cuccioletto, è proprio piccolo piccolo piccolo, ma cresce appunto nell'odio verso i draghi, cresce nell'idea che queste creature vadano sterminate, soprattutto quando appunto crescendo vede che sempre meno umani hanno a che fare con gli Ainok, sempre più spesso quando gli Ainok vanno a caccia, gli umani o fanno finta di non vederli, e quello è il migliore dei casi, oppure sono costretti ad attaccarli perché c'è un drago nelle vicinanze. È sempre più difficile riuscire a trovare poi queste comunità in cui lui da cucciolo vive, in cui appunto i cacciatori portano il cibo e gli sciamani li proteggono, diventano sempre più piccole. Nel corso della sua adolescenza e poi della sua età adulta, in 20 anni gli sciamani si sono ridotti enormemente, le comunità che prima erano comunque abbastanza unite e abbastanza compatte, abbastanza larghe, si sono via via smezzate, si sono frammentate, la sua stessa vita inizia a cambiare. Lui vede che è sempre più difficile ottenere il cibo, anche in alta montagna è sempre più difficile trovare abbastanza cibo, perché i draghi di Atarka sono stupidi, ma fino a una certa hanno capito benissimo che da quelle parti c'è qualcosa che non va, e hanno capito benissimo che se cacciano in alta montagna possono effettivamente godersi meglio pasti più prelibati, pasti di sciamani o pasti di Ainok belli grassocci, piuttosto che quelli che invece vivono a valle, che magari sono un po' più scarsi, ecco, proprio perché sono più alla portata di tutti, più a portata di mano, sono molti di meno e sono molto meno prelibati. Finché è arrivato a un certo punto, è diventato appunto adulto e cresciuto in questo odio nei confronti dei draghi, il nostro Dainok
si ritrova a diventare lui stesso cacciatore, ma si ritrova appunto in una alta montagna, nelle profondità più alte, più remote della montagna, nelle profondità, nelle altezze più remote della montagna, a fare i conti con una carestia, perché appunto sempre meno sono passati 30 anni da quando Yasova si è inchinata e Dainok ha visto via via diminuire il cibo, diminuire gli inverni, farsi meno freddi in realtà, anche se va bene, nel corso dei 30 anni ne ha visti pochi in realtà. Si è reso conto che sta cambiando molto, Tarkir sta cambiando sotto i loro stessi piedi. Peraltro il fatto che Atarka abbia preso il controllo delle montagne rende molto meno accessibili in realtà passaggi che un tempo erano più nascosti, rende più accessibili passaggi che un tempo erano più nascosti, quindi magari le valanghe, il riscaldamento globale, diciamo, porta a un lento ma inesorabile scioglimento dei ghiacciai che si celano sulle montagne, perché effettivamente è canonico che Tarkir abbia avuto un riscaldamento globale durante l'epoca dei draghi, cioè nel Tarkir dei draghi. Il clima quindi si fa sempre più caldo, e con questo clima sempre più caldo, rovente quando ci sono i draghi, sebbene loro si trovino appunto in cima alle montagne, al cocuzzo della montagna, è sempre più difficile procurarsi del cibo, proprio perché col clima più caldo le creature, le bestie migrano più a valle, sebbene ci siano i draghi. È sempre più difficile, finché a un certo punto, arrivato appunto a 40 anni, che per un Ainok è una tarda età in realtà, si trova a dover compiere la scelta più difficile della sua vita, ossia piegare la testa, rinunciare a tutto il suo orgoglio Gruul, diciamo, di Ainok indipendente, membro di una razza che si rifiuta di sottomettersi ai draghi, oppure dare da mangiare ai suoi familiari, effettivamente. E va quindi, parte verso, alla ricerca di un contatto sciamanico, di un momento in cui, di un'illuminazione in realtà, parte per un lungo pellegrinaggio alla tomba di Ugin e lì ha effettivamente un'illuminazione. Ha un'illuminazione nel senso che incontra Yasova e le sue nipoti, le stesse che poi sono andate alla tomba di Ugin per combattere Bolas e tutto quanto, e decide di decide alla fine che, cioè, si fa spiegare da Yasova, affronta Yasova faccia a faccia, incazzato perché lei è la traditrice, è la persona che ha tradito tutti quanti. Ma Yasova gli spiega: guarda, sì, è vero, io ho tradito tutti quanti, i Temur sono morti a causa mia, il clan Temur non esiste più a causa mia, ma almeno siamo sopravvissuti. Se non avessi fatto questa cosa, la mia famiglia e la tua famiglia non sarebbe qui, nessuno di noi sarebbe qui. Dopodiché Dainok decide comunque di uccidere Yasova, punire la traditrice, la malvagia donna assassina quella che ha tradito i Temur, la distruttrice dei Temur, questo anni dopo gli eventi di Set Base 2019. E torna quindi nella sua famiglia, e ancora a maggior ragione in realtà, anche se le parole di Yasova continuano a risuonare nella sua testa, decide di rimanere saldo nei suoi principi, decide di fregarsene, di distruggere a tutti i costi i draghi, di trovare un modo, di studiare un modo per fermare le tempeste draconiche. Inizia proprio a cercare sempre di più l'aiuto degli sciamani, rivelazioni sciamaniche che possano fornirgli racconti e resoconti di quello che è stato,
e diventa una vera ossessione a un certo punto. Finché poi non è il turno dei suoi figli di prendere il suo posto come cacciatore, come capi della tribù, diciamo. E pur cresciuti nelle antiche tradizioni dei Temur, pur cresciuti da un padre appunto che li considera, che si è sempre battuto per difenderli dai draghi, questi qui dicono: senti, con tutta la buona volontà, non è più, la situazione qui sta diventando sempre meno vivibile. A questo punto proviamo a scendere a valle e proviamo a chiedere la grazia ad Atraxa e a fare come maledette zanzare, a fare come ha fatto Yasova. E il Dainok è lì che si strugge: no, perché voi non potete tradire le nostre antiche usanze, cosa ne sarà dei Temur? Allora voi siete gli ultimi Temur esistenti. E loro gli dicono: papà, ma che cazzo stai dicendo? I Temur non esistono più. Basta, eri piccolo tu quando ancora esistevano. Figurati se no, adesso c'hai 70 anni. Figurati se, che per un Ainok sono tantissimi, peraltro. Immaginiamo che gli Ainok vivano come gli esseri umani, chiaramente, nel senso vivono fino a 80 anni. Facciamo finta che non siano tipo cani che muoiono dopo 15 anni. E decide quindi di effettivamente, trovandosi da solo, abbandonato da tutti, rimane l'unico della sua famiglia a vivere in alta montagna. Il resto della sua famiglia invece si trasferisce a valle nella speranza di ottenere la grazia da Tarka e riuscire a unirsi al clan dei draghi. E anzi, per alcuni, un paio dei suoi figli, dei suoi cuccioli, diciamo, ormai cresciuti, intraprendono addirittura un viaggio per andare verso le steppe sabbiose degli ex Abzan nella speranza di venire integrati tra i Dromoka, sebbene loro siano molto più pelosi, e sperano di trovare una nuova vita tra i Dromoka, chinando quindi la testa a maggior ragione ad un drago anche straniero, tra virgolette. E la nostra storia si chiude con lui che diventerà un ammazzadraghi, anche lui, un altro ammazzadraghi, un cacciatore di draghi che vivrà in alta montagna fino alla fine dei suoi giorni e che avverrà probabilmente per mano di Atarca o di un altro drago che se lo mangerà quando sarà troppo vecchio per effettivamente cacciare. Mentre nella realtà dei Khan le cose vanno in maniera molto più ottimista. Lui è tra coloro che assiste a Yasova che nella realtà dei Khan uccide Atarka e la sua famiglia in realtà prospera, lui cresce insieme ai Temur, diventa lui stesso uno sciamano. In questa realtà dei Khan ha la possibilità di studiare lo sciamanesimo, di integrarsi meglio con gli sciamani e sviluppa diventato adulto è colui che sviluppa un maggior rapporto tra gli Ainok e gli umani Temur. È la persona che incoraggia i Temur, incoraggia gli Ainok delle terre selvagge di Tarkir a unirsi maggiormente ai Temur. Li incoraggia appunto contro un clima in quel caso sempre più freddo in realtà, che va via freddandosi, a rimanere a valle dove fa più caldo, ad abbandonare l'alta montagna e a rimanere con i Temur, a diventare tutt'uno col clan Temur che ha dimostrato di poterli proteggere dai draghi, tanto da aver ucciso Tarka stessa. E quindi in questa realtà dei Khan, il nostro Dainok vivrà una vita da sciamano felice e contento fino alla fine dei suoi giorni, quando morirà in pace, senza nessun drago sulla sua testa. E morirà felice.
Mi sta scappando un rutto gigantesco. Ok, a questo punto vediamo carte, altre dei carte random. Abbiamo fatto sul Tai e Temur, ci mancano altri 4 personaggi. Ah, beh, in colore è apparso Oketra Monument. Beh, tecnicamente è in colore. Quindi Ugin, quindi il personaggio di cui parlavo prima del presente di Tarkir. Nel presente della realtà dei draghi, partiamo sempre dai draghi, Bahir Marza è una Ainok, è una Ainok che è nata all'interno del clan Dromoka, così come Ragik. Ma così come il Ragik, anche lei è cresciuta nell'odio verso i draghi, nell'odiare i draghi, era anche lei ha assistito alla morte di Anafensa e anche lei si era nascosta per evitare le ripercussioni. Ma anziché scappare tra i Sultai, tra i Silungar, come ha fatto Ragik, lei si è lei si è nascosta tra gli Ojutai, è scappata tra gli Ojutai e lì ha scoperto, è entrata in contatto con Narset e ha scoperto, così come Taigam ha fatto seguendola, che esisteva un'antica pergamena che raccontava della realtà dei draghi, la realtà di Tarkir senza i draghi. La nostra amica Marza, la nostra Marza non è proprio ben accetta tra gli Ojutai, anzi, lavora praticamente come sguattera, non è considerata niente più che una traditrice di Dromoka e non è neanche degna di parlare con i grandi maestri, di imparare a parlare con i maestri. L'unica cosa che sa fare è parlare la lingua dei draghi e siccome sa parlare la lingua dei draghi, per quello viene tenuta in considerazione, ma non le viene neanche dato il titolo di Dragon Speaker, cioè proprio una qualunque che vive una vita miserabile e che fa le pulizie ai grandi templi degli Ojutai. Niente di che. E che un giorno spera di... che cova risentimento e odio nei confronti di tutti i draghi. E studiando quindi questa antica pergamena si rende conto che è esistita una Tarkir senza i draghi e che i draghi di Tarkir sono tutti nati da Ugin. Ah, giustamente devo cambiare l'immagine, scusate. Se tutti i draghi sono nati da Ugin, allora la soluzione per distruggere i draghi è proprio nascosta in Ugin. Secondo lei, quindi, sviluppa una sua teoria tutta personale, secondo la quale Ugin, che è sparito nel nulla, nessuno sa che sta nel bozzolo, se non Yasova e pochi altri, la pergamena non racconta nemmeno, lei non legge nemmeno la faccenda del bozzolo, magari anziché leggere la pergamena sente parlare Narset o che ne so, fatto sta che lei intuisce che Ugin sia dietro i draghi e decide che, siccome di Ugin non si sa più nulla, secondo lei l'unica cosa da fare per far tornare Ugin è uccidere tutti i draghi. Inizia quindi a... perché solo così Ugin tornerà e creerà una nuova razza draconica
che però sarà più, che sarà guidata dall'alto, dalla sua importante conoscenza, dalla sua incredibile conoscenza. Una razza di draghi illuminati in un certo senso, non i tiranni che vivono adesso. Perché lei si rende conto comunque che l'equilibrio di... A quel punto si inizia ad accedere a studiare le pergamene di Ugin, inizia a effettivamente dare corda a Ugin e alle antiche tradizioni, tanto da unirsi anche lei, come Rajik, a quel pezzo di Ojutai, di ex appunto, a quel monastero di ufficialmente Ojutai, ma nel quale si venerano le antiche tradizioni dei Khan. E è lì che lei scopre appunto dell'esistenza delle tempeste draconiche, di Ugin, di tutto ciò che riguarda Ugin, del fatto che Ugin è legato alle tempeste. E prima che Rajik possa tradire tutti, lei si allontana e grazie a questo riesce a sopravvivere e comincia a vivere. Quindi scopre anche che Ugin è in realtà non scomparso, ma intrappolato nella prigione di Edri. La nostra, quindi, Marza inizia a studiare gli Edri, un po' come Obnixilis su Zendikar, ma dato che lei è una maga, guarda caso, fatto apposta in realtà, anche lei come Nairi è... No, anzi, non come Nairi, una ritomante, ma lei conosce, appunto, impara le vie di Ugin, riesce a tradurre quello che c'è scritto sugli Edri, capisce cos'è il bozzolo di Edri, ma chiaramente, non avendo un edro con sé da poter usare, non può liberare il Ugin stesso, non può liberare lo spirito drago. Quando a un certo punto Sorin viene a liberare Ugin, lei proprio in quel periodo si è allontanata. Gli ha detto sfiga che in quel periodo si è allontanata. Quando torna, quando sente la notizia che la tomba di Ugin si è aperta, corre e scopre che non c'è più niente, ci sono solo gli edri che si sono aperti, si sono schiusi. E a quel punto sviluppa una nuova teoria, ossia che Ugin non era lei presente, quindi Ugin non è stato... in qualche modo Ugin non aveva qualcuno che lo informasse di quello che stava succedendo. Il suo compito quindi sarà quello di ritrovare Ugin e ovunque egli sia, e portare avanti le sue tradizioni in maniera tale che quando Ugin tornerà alla tomba, lei sarà lì e lo attenderà e sarà pronta a spiegargli la situazione, a fare e a diventare, diciamo, l'eroina di Tarkir. Ma i suoi piani quindi sembrano avere un effettivo sviluppo quando rincontra Rajik, per l'appunto. Un attimo, stavo leggendo un attimo di cose. Ah, ecco, sì, un attimo, sto leggendo una cosa. Ok, incontra Rajik che effettivamente le dice: ah sì, Ugin è un planeswalker, ah, tu vuoi distruggere tutti i draghi? Ah, il fatto che lei voglia distruggere tutti i draghi è di grande interesse per Rajik, perché Rajik chiaramente senza Sidungar potrebbe tranquillamente far sì che vada al potere uno dei tanti suoi benefattori, uno di quelli che gli dà i sorti, e lui potrebbe continuare a portare artefatti senza la minaccia costante di Sidungar, che gli può sbavare da un momento all'altro, gli dice, gli gira male e lo ammazza da un momento all'altro.
in più comunque Rajik li odia lo stesso, i draghi, quindi i due si alleano e decidono, quando arriva poi l'Eteride Naresh, che è quello della, che vi dicevo prima, decidono di realizzare un una specie di faro interplanare per richiamare Ugin. Solo che nel frattempo le cose cambiano, arriva la Spark Rupture e Rajik si rende conto di non avere più accesso al multiverso e la nostra e torna quindi alla nostra amica che si chiamava, abbiamo detto, Nazri, scusate un attimo, su Marza, che torna da Marza e Marza gli, gli dice: no, guarda Marza, ho cambiato idea, forse è meglio se non lo chiamiamo Ugin. E Marza dice: no, ma che stai scherzando? Ma sei pazzo? Ugin va richiamato, abbiamo costruito tutto, è tutto pronto, possiamo attivarlo da un momento all'altro, possiamo attivare questa magia, questo artefatto che eliminerà per sempre ogni sorta di drago, ucciderà tutti i draghi e richiamerà sul piano Ugin. Perché una volta che i draghi saranno morti, grazie a questo incantesimo potentissimo, una specie di anti-elder spell, diciamo, una volta che, Ugin, che i draghi saranno morti, Ugin verrà ad indagare, chiaramente. Ma Rajik gli dice di no, perché se Ugin, se i draghi dovessero morire, oddio, aspettate, c'ho un dubbio, perché Rajik dovrebbe dirle di no? Ah, certo, perché se i draghi dovessero morire, lui perderebbe l'alleanza con l'Eteride Naresh, e senza quell'alleanza con l'Eteride che viaggia appunto per i piani, lui non avrebbe più accesso agli, ai piani, non potrebbe più portare Gingilli ai suoi amici, diciamo, ai suoi benefattori, e quindi si ritroverebbe senza un soldo e probabilmente anche in una tomba, senza appunto la possibilità di sfruttare Naresh, no più nessun drago, zero draghi, zero battaglie tra draghi, zero sangrite, zero possibilità di avere come alleato Naresh. Ma tutto questo non gliene frega niente a Marza. La nostra Marza è talmente ossessionata dalla cosa che è pronta a tutto, è disposta a tutto pur di attivare questa piaga, diciamo, questo incantesimo. Cerca in tutti i modi di... c'è un ultimo combattimento, un ultimo duello tra lei e il suo vecchio compagno Dromoka, appunto. All'ultimo momento riesce a... sembra che stia per attivare l'incantesimo, ma viene effettivamente falciata via da una lancia, viene colpita dalla lancia di Rajik, che alla fine la impala per fermarla. Un attimo prima di di venire impalata, l'incantesimo si interrompe a metà, alcuni draghi iniziano a morire male, le tempeste cominciano a diminuire di intensità, più che altro era anche una questione di tempeste, di diminuire di intensità, e prima di morire, effettivamente, quando le tempeste cominciano a diminuire di intensità, ecco che Ugin torna, si accorge che c'è qualcosa che non va, Ugin torna e la nostra Nazri lo vede e con le ultime forze l'energia necessaria per raccontargli, ferita anzi, idea migliore, Rajik non la trancia con la lancia sua, non la impala con la lancia, ma le strappa dalla memoria alla maniera di Davriel l'incantesimo, quindi lei si interrompe a metà, le tempeste però si diminuiscono di intensità, non spegnendosi ma diminuendo leggermente, e Ugin torna e Nazri, Rajik scappa via Nazri scappa via dopo che Rajik la lascia confusa,
nella speranza di cercare di trovare le di tornare in un secondo momento quando la situazione si sarà calmata e fingersi morta e ricominciare da capo. Ma a quel punto arriva Ugin. Ugin arriva, si presenta alla nostra Nazri e lei gli spiega: no, perché io i draghi sono brutti e cattivi, sono tutti stronzi, perché io... E Ugin dice: beh no, guarda, ti sei sbagliata, non è così, i draghi non sono stronzi, è solo normale, è solo il loro naturale modo di essere. Cose alla Ugin, l'equilibrio è importante. Sentendosi quindi tradita, la nostra Mazra decide di... si sente tradita, sente che lo stesso Ugin l'ha tradita e non ha più motivo, tutte le sue convinzioni vengono smontate da Ugin, non c'è più speranza che i draghi possano essere ammazzati, perché a questo punto Ugin ha capito che lei gli ha raccontato del suo incantesimo e Ugin le dice: no, tu non puoi fare questo incantesimo, io mi sono fatto un culo così per fare i draghi, non puoi eliminarli così. Quindi distrugge tutto quello che era tutte le fonti, diciamo, legate a quell'incantesimo, in maniera tale che lei non possa più recuperarlo. Ah, l'ha dimenticato? Che peccato, adesso non potrei più ricordarlo. Ormai priva di una speranza, quindi la nostra Mazra, questa Ainok, ex Ainok Dromoka, che ne ha vissute tante, ha passato tutta la sua vita ossessionata da questa cosa, senza più nessuna possibilità, decide di farla finita e si getta dai ghiacciai per farsi impalare dagli edri della tomba di Ugin, o comunque muore male, insomma si ammazza perché capisce che non può fermare una creatura impossibile, da una creatura come Ugin. E sì, Ugin in questo contesto diciamo non si presenta magari proprio Ugin in persona, ma un suo emissario, perché Ugin è ancora legato al piano di meditazione, o magari le manda una visione o qualcosa, ci inventiamo qualcosa per cui lei vede Ugin e, capendo che non c'è più speranza, si suicida. Nella realtà dei Khan invece, sempre maggiore ottimismo, la nostra Ainok vive semplicemente, tranquillamente tra i Dromoka. Vive tra i Dromoka, ma effettivamente la sua famiglia intesse buoni rapporti con i Jeskai, e anche in questa realtà lei incontra non Narset, ma scopre che c'è qualcosa, c'è un potere. Lei inizia a, un po' come Sarkhan, al contrario, inizia a dire: effettivamente dovremmo far tornare i draghi, dovremmo far risorgere Ugin e provare a vedere se possiamo farlo tornare e fargli rifare le sue cose, insomma. Se possiamo, andiamo alla sua tomba vediamo se c'è qualcosa da fare. Arriva alla tomba di Ugin, questa volta la tomba vera e propria, quindi dove ci sono le ossa, e nell'istante in cui arriva c'è Sarkhan che torna indietro nel tempo, e la nostra Ainok, quindi la nostra Nazra, si ritrova a osservare le ossa di Ugin senza capire bene cosa sta succedendo, ma in realtà la sua storia si ferma qui, perché la realtà dei Khan si interrompe appena la realtà dei Khan si è in realtà spezzata, si è interrotta quando Sarkhan ha riscritto la storia. Quindi non sapremo mai cosa è successo a Nazra nella realtà dei Khan, se non appunto che ha avuto una vita comunque più felice e non si è buttata da una rupe, e che appunto aveva come obiettivo invece far tornare i draghi anziché
In realtà anche nella realtà dei draghi lei voleva far tornare i draghi, ma voleva creare dei draghi, voleva far sì che i draghi fossero, voleva far tornare Ugin perché poteva creare dei draghi meno tirannici di quelli che c'erano. L'obiettivo è sempre lo stesso, far tornare Ugin. Purtroppo non gli è andata bene. E a questo punto continuiamo la nostra storia. Siamo andati appunto, ne abbiamo fatti tre, due del presente e uno del passato. E adesso vediamo random card. Bianco, bianco sinduomo, bianco rosso in realtà, quindi sia Jeskai che Mardu, che sono i due che ci mancano. No, anche Abzan ci manca. Jeskai e Mardu e Abzan. Jeskai, perché poi è uscito Jace, quindi... Jeskai, personaggio Jeskai. Allora, il personaggio Jeskai di turno sarà un Jin, come Evria. E nella realtà dei Khan, cominciamo dalla realtà dei Khan, che è sempre più breve, questo Jin, questa Jin, anzitutto è storia ambientata nel passato, non decido io, senza andare random, che chiameremo questa Jin Vivra, anzi, è una... Sì, è una Jin di una famiglia di Jeskai. E come tanti Jin, Jeskai a un certo punto nella vita inizia a sviluppare l'interesse nelle arti marziali, nella magia e tutto quello che riguarda appunto la storia di Jeskai. Quando arriva la Dragonfall, in questo caso, lei è insieme a Shuyun ed è insieme a Shuyun affronta Ojutai, è tra i guerrieri di elite di Shuyun. E salva la vita al Khan dei Jeskai, che così può dare il colpo di grazia al malvagio drago tiranno. A questo punto la nostra Vira diventa un importantissimo membro dei Jeskai, diventa sempre più allineata su Yun, sempre più intima anche con su Yun, tanto da diventare la sua allieva prediletta. Mostra un'incredibile e spiccata capacità magica e marziale. Riesce a scrivere alla velocità della luce, praticamente, qualunque cosa, tutto quello che Shuyun, che è la storia vivente, no? Shuyun si definiva anche la storia vivente, tipo a un certo punto, o era Reiki di Kamigawa. Comunque Shuyun era molto gli importava molto la storia. Lei inizia come scriba, ma in realtà diventa sempre più intima, è sempre più una specie di figlia adottiva di Shuyun, tanto da diventare parte della sua famiglia stessa. Ma non sappiamo se Shuyun avesse una famiglia, immaginiamoci che avesse una famiglia e lei diventa un po' la beniamina del Khan. Tanto è beniamina che a un certo punto, quando Shuyun muore, è proprio lei a succedergli. Ormai diventata una adulta, l'equivalente di 40 anni umani, che per Jin probabilmente sono molti di meno, in realtà equivalgono molto meno, la nostra Vira diventa appunto la Khan dei Jeskai, la seconda Khan dei Jeskai, dopo la prima Khan dopo la Dragonfall, ed è colei che porta le memorie, che conduce anzitutto conduce all'espansione del territorio Jeskai, proprio alla ricerca di memorie e modi per conservare ciò che c'era prima, ciò che c'era, le tracce del passato in un mondo che sta cambiando sempre più rapidamente ora che i draghi non ci sono più. Per conservare le tracce del passato, lei si spinge Jeskai verso vette sempre più alte, vette di conoscenza sempre più alta. Fonda nuovi monasteri, inizia anche a diffondere la cultura Jeskai tra i vari clan. Una cultura Jeskai, sì, basata sugli insegnamenti di Shuyun e dei clan che li hanno preceduti, ma basata anche con una prospettiva verso il futuro, verso ciò che avverrà dopo.
Infatti Vira inizia a insegnare soprattutto ai bambini. Lei si trova molto a suo agio con i bambini e sempre di più accoglie, fa sì che le scuole da lei fondate e che il clan Jeskai in particolare accolga i bambini di tutti quanti i clan, fonda proprio una struttura adatta a trasmettere gli insegnamenti Jeskai a chiunque voglia farne parte, a chi voglia scoprirli e magari far parte però di un qualche altro clan. E quindi a quel punto Vira viene riconosciuta come la maestra da un certo punto di vista, colei che ha espanso il territorio Jeskai, ma anche colei che ha fatto sì che sempre più persone si unissero alla via Jeskai, ed è ricordata per essere appunto la seconda Khan dopo la caduta dei draghi. Nella realtà dei draghi invece lei è allo stesso modo amica di Suyun, è molto legata a Suyun, sempre Jeskai dura e pura, ma è proprio in questo suo legame con Suyun che sta là il cambiamento. Quando Suyun muore, lei ha praticamente un colpo al cuore, è morto Suyun, è morto il suo maestro, è stato ucciso da Ojutai. E il suo lato più rosso, mentre nell'altra realtà era più un lato rosso legato alla famiglia, in questo caso diventa un lato rosso legato al rancore, all'odio, alla furia contro questo tiranno, ma al tempo stesso molto zen, si mantiene le apparenze. Nel mentre il suo clan diventa e per prima cosa impara la lingua dei draghi, decide di il suo nuovo obiettivo nella vita sarà far sì che tutte le memorie che Ojutai vuole cancellare e che invece Suyun così tanto si era sforzato di mantenere vengano altrettanto mantenute. Lei vuole far sì che Suyun venga ricordato come il grande leader che era e che tutto quello che lui ha fatto possa sopravvivere al tempo, alla tirannia, alla censura di Ojutai. Per far ciò però deve imparare assolutamente deve dimostrarsi fedele al drago e deve assolutamente dimostrare la propria sottomissione e imparare a stare alle regole del drago. E anche in questo caso riesce piuttosto bene, anche se dentro di sé lei è costretta a soffocare il suo lato più rosso, le sue emozioni, la sua emotività, la sua irrazionalità, la sua furia, il suo rancore sono spenti, sono soffocati. A un certo punto lei inizia anche proprio a sentire un vuoto dentro di sé, comincia a dire ma chi me lo fa fare, ma perché, davvero si sente di combattere una battaglia impossibile, finché a un certo punto si rende conto che non è più sola, altri iniziano a pensarla come lei, sempre più gente davanti alla censura di Ojutai, gente che è vissuta durante la Khanfall, inizia a ruotare intorno a queste idee, inizia a rimuginare sul fatto che magari hanno nascosto una cosa, non lo dicono apertamente, ma Vira inizia a notare che effettivamente dall'archivio, dagli archivi nei quali lei si è rinchiusa praticamente, Ojutai l'ha rinchiusa negli archivi proprio perché lei deve essere colei che era troppo fedele al Suyun e così si impara ad essere così red aligned, le ha dato l'obiettivo di trovare di portargli tutta la storia scritta di Jeskai, recuperare tutta la storia e portarla a lui così che lui possa distruggerla. In archivio però non ci lavora solo lei, non è l'unica. A un certo punto viene scoperta nel portare, mentre sta portando via una pergamena, viene scoperta da un aviano, che però non dice niente. E la volta dopo, la volta successiva in cui Vira inizia, in cui Vira si porta via un'altra pergamena,
lui non solo non le dice, lui la ferma e le dice: aspetta un po', sì, dove le stai mettendo queste pergamene? In casa tua? Perché attenta, o Jutai ci fa un culo così se becca te e becca me. Serve, sì, io sono d'accordo con te, gli diceva Viano, dobbiamo combattere questa tirannia, questa censura. Su Yun era un grande, forza Su Yun sempre, ma non possiamo portarcela a casa tutta sta roba. O Jutai a una certa se ne accorgerà che le cose mancano, e chi andrà a incolpare? Noi. Dobbiamo farci furbi. Iniziano quindi a diffondere, a ideare un piano, un piano, una specie di società segreta, una piccola società segreta. Inizialmente sono solo loro che il nostro amico, la nostra amica Vira, trova un tempio che era stato distrutto durante la Canfall da Ojutai, e riesce effettivamente a scavare un tunnel nel ghiaccio grazie al suo, alla sua forza marziale, al potere della magia del fuoco. E in questa caverna nascosta nel ghiaccio, nascosta tra i ghiacci, nei pressi di un antico monastero distrutto, effettivamente fonda questo ordine monastico, se vogliamo, questo ordine che si occupa di salvaguardare tutta la storia di Tarkir, del Tarkir Decan, e insegnare e tramandare le antiche tradizioni, non solo dei Jeskai, ma anche degli altri clan. Addirittura lei parte in missioni diplomatiche per andare a cercare, a scoprire nuove le altre culture, perché si rende conto che comunque sì, ok, erano nemici i Sultai, gli Abzan erano nostri nemici, ma avevano una propria idea del mondo sbagliata, perché la nostra è l'unica idea giusta, ma altrettanto valida, nel senso erano convinti, la portavano avanti, va conservata, non va cancellata. Dobbiamo anzi ricordarci quanto le loro idee fossero sbagliate per far sì che non vengano più portate avanti. Insomma, alla fine in realtà diventa più una miscellanza, alla fine riescono a vedere il lato positivo anche nei Sultai, però i Sultai hanno il mana blu che in realtà è buono, effettivamente le loro magie della mente erano potenti, il lato verde, il lato blu e rosso dei Temur. Insomma, alla fine Vria morirà molto tempo dopo, morirà di vecchiaia, felice di aver fondato questo ordine di protettori della realtà, e in punto di morte avrà una visione del suo maestro Su Yun che la ringrazierà, e in quel momento lei si lascerà finalmente andare con il sorriso sulla faccia, sul volto, e finalmente si rilasserà dopo una vita purtroppo passata nella più rigida disciplina e nel timore di essere giustiziata da Ojutai da un momento all'altro. I suoi eredi saranno quelli che poi porteranno avanti la tradizione appunto le antiche tradizioni, e che verranno poi traditi da Rajik. Quindi ci ricolleghiamo anche qui alla storia. Rajik e come l'abbiamo chiamata? Marza saranno discepoli dei discepoli, dei discendenti dei discepoli di Vria. E qui ci ricolleghiamo anche. L'unica storia che per ora non ho ricollegato è quella di Dainok. Ma vabbè, possiamo immaginare che in realtà il suo odio per i draghi venga tramandato. In realtà possiamo anche collegare al fatto che Dainok, anziché morire ucciso da un drago, verrà effettivamente ucciso da un drago, ma dopo aver trasmesso parte della sua conoscenza, dopo essere stato contattato da Vria e aver diffuso parte della conoscenza dei Temur. Dopodiché effettivamente passerà il resto della sua vita nel rancore tra le montagne e morirà mangiato da una tarca.
Quindi abbiamo fatto anche Jeskai, personaggio Jeskai, personaggio di Ugin, personaggio di Sultai e personaggio Temur. Sono quattro, ne manca uno. Ne manca uno perché poi il sesto personaggio sarà il compito a casa. Sperando che mi ricordi di farlo. Allora, random card, vediamo un po'. Però devi fare random card. No. In colore non va bene. Bianco. Quindi Mardu o Abzan ci mancano. Quindi o Mardu o Abzan. Rosso, quindi Mardu. Quindi a casa facciamo il compito per casa il personaggio Abzan. Compito di qua invece. E adesso quindi lavoriamo sul personaggio Mardu. Personaggio Mardu, vediamo un po', cosa possiamo fare con il personaggio Mardu. Mardu Colagan, chiaramente. Fatemi pensare. Vediamo un po' di carte Marduva. Dove sta la cosa della lore? Lore Mardu. Anasha's Vanguard, Act of Treason. Sto pensando, scusate, eh. Allora, i Mardu sono guerrieri che vanno a cavallo, sono i mongoli, diciamo, di questa realtà alternativa, e hanno nella guerra e nel combattere tutto il loro valore, quindi se i loro valori sono nella guerra, nel combattimento, nella rapidità e nella velocità, possiamo creare un personaggio. Sempre umano ancora, un altro umano, un'umana direi, un'umana la quale vive nel passato e nel presente. Allora, del presente abbiamo fatto due, abbiamo fatto quattro personaggi, quindi due e due, due del presente e due del passato. Abzan e Dromoka, Abzan e Dromoka. Forse sarebbe meglio il passato a questo punto. Sì, dai, passato, ai tempi di Alesha. È vissuta quindi durante la Canfall o Dragonfall. Nella realtà dei draghi. Nella realtà dei Khan, scusate, cominciamo dai Khan sempre. Nella realtà dei Khan, la nostra. Taklai, che è un nome di un flavor text. Taklai, è una guerriera Mardu, una guerriera, che si è guadagnata il suo nome, anzi, del passato, ma non della Canfall. È una guerriera Mardu più recente. Sono passati 1000 anni tra la Canfall e Khan di Tarkir. Lei semplicemente è. Guarda che ci penso, potrebbe essere una cosa carina. Lei è la seconda generazione dopo la caduta dei draghi. Datemi un secondo, perché mi stanno venendo delle idee, ma sto guardando anche una roba al volo.
The Old Prince. Sì, allora, è una ragazza Mardu, una ragazza Mardu, giovane, sui 25 anni, che appunto fa parte della seconda generazione che è nata dopo la caduta dei draghi. In questo caso, quindi abbiamo una Lescia che governa il clan Mardu, ma una Lescia ormai anziana, piuttosto anzianotta. Possiamo dire che sono passate due generazioni, quindi 60 anni, diciamo forse un po' meno, quasi due generazioni. Sono passati, sì, quasi 60 anni da... Famo 40 anni, sono passati 40 anni dalla morte di Colagan e Alesha domina sul suo trono fatto di ossa di Colagan di tanto in tanto quando torna a banchettare da quelle parti, e la nostra Taklai invece è una guerriera Mardu che inizia effettivamente non avendo mai conosciuto i draghi, ma sentendo raccontare le storie fin da quando è bambina, è tra coloro che iniziano effettivamente a venerare i draghi, nel senso di... Noi sappiamo che a un certo punto nella storia di Khan e Tarkir, 1000 anni dopo la caduta dei draghi, la morte dei draghi, il loro aspetto, il loro ricordo, alcuni elementi a loro legati sono venerati tanto da essere diventati i simboli dei vari clan. Ma chi li ha fatti quei simboli? Chi è stato il primo a dire però effettivamente quando c'erano i draghi sì che si stava bene? E il primo a dirlo è stata appunto la nostra Taklai. Tra i primi a dirlo c'è la nostra Taklai. Taklai è una guerriera, ma nel tempo libero si diletta anche nel disegno e nell'arte, il lato più artistico dei guerrieri Mardu. Per quanto sia appunto una guerriera e sia felice della sua vita a cavallo, comunque non è contraria alle tradizioni Mardu, si rende conto che effettivamente i draghi dovevano essere proprio una visione particolare. I racconti che ha sentito fin da bambina di queste creature magnifiche, e quando è andata a vedere il trono di Alesha è rimasta incantata perché doveva essere appartenuta a una creatura magnifica che si muoveva velocissima, e chissà come sarebbe stato cavalcare un drago, chissà cosa sarebbe significato, cosa avrebbe significato. Chissà se qualcosa dei draghi non è sopravvissuto a loro, chissà se non abbiamo frainteso i draghi. Chiaramente la maggior parte della gente con cui si confida la guarda malissimo. I più anziani gli dicono: ma che stai a dire? Ma tu non c'eri, tu non li hai visti i draghi, quelli non è che ci potevi parlare o lottare alla pari, quelli erano bestie assassine senza nessuna pietà, nessun elemento in comune con noi. Ma d'altro canto Taklai risponde: sì, però noi abbiamo certe regole dei Mardu che sono estremamente rigide, e al tempo di Alesha io ho sentito dire che al tempo di Alesha, quando Alesha era giovane, ora è decrepita, è una vecchia che non riesce neanche più a reggersi a cavallo, tanto è vecchia, e quindi alla maniera dei cosi di Game of Thrones, dei, come si chiamano, Dothraki di Game of Thrones, non riesci più a stare a cavallo, sei ufficialmente morto. E quindi appunto la loro velocità, la loro furia, la loro anche sete di sangue era legata a un'assenza di regole. Adesso invece, negli ultimi 60 anni, da quando Alesha è diventata la leader, da quando c'è sempre meno possibilità di... c'è una pace duratura momentanea tra i clan, ci stiamo rammollendo. Il clan Mardu ha perso le sue doti di guerrieri.
si è, nelle sue doti guerriere, si è infilato nel sì, ok, siamo ancora nomadi, ma abbiamo costruito sempre più leggi, sempre più tradizioni, sempre più cose che ci frenano, ci impediscono. Questa pace anche tra i clan non può durare, è destinata a finire male. La pace è un po', la pace è qualcosa da evitare, perché la pace equivale alla stagnazione. Noi non possiamo ristagnare in attesa della guerra, dobbiamo portare la guerra, perché questo è il nostro obiettivo di Mardu. E la gente dice, ma no, ma non capisci, ma guarda, si sta bene così, è molto meglio così. Però piano piano alcuni invece, questa giovane guerriera, appunto 25enne, iniziano a seguirla, iniziano a dire, beh, tutto sommato magari non ha tutti i torti, magari alcune cose potrebbero essere vere, c'è del vero in quel che dice. E la nostra giovane Taklai quindi si mette alla testa di un movimento interno ai Mardu che spinge per la guerra. Alesha dal canto suo è troppo vecchia per riuscire a governare ancora gli animi turbolenti della gioventù, e dopo un paio d'anni che Taklai ha messo sul suo movimento, Alesha muore e al suo posto gli succede un Khan, se possibile un Khan ancora più, molto più giovane, alla stessa età di Taklai, quindi anche lui vissuto in un'epoca in cui i draghi non c'erano, ma con molta meno esperienza di guerra, molto più apparentemente rammollito in un certo senso, diplomatico, legato all'idea di pace e duratura. Addirittura spinge affinché i Mardu inizino a fare una cosa inconcepibile, a creare delle strutture all'interno dei loro accampamenti. Non è possibile questa cosa. Delle strutture, no, ma sono solo delle stalle, sapete, per tenere i cavalli tranquilli. Magari possiamo cominciare anche ad allevare i cavalli. E questa è una cosa assurda. Che vuol dire allevare i cavalli? I cavalli sì, li alleviamo allo stato brado, però, nelle grandi praterie. Che significa? Li chiudiamo dentro queste scuderie? No, non esiste proprio. E quindi sotto il governo di questo altro Khan, o questa altra Khan, l'amica Taklai, anche che tra l'altro le scuderie adesso le possiamo fare, prima non le potevamo fare perché i draghi ce le distruggevano. La nostra Taklai, arrivata dopo qualche annetto, inizia effettivamente ad avere un seguito sempre più grande, un seguito sempre più numeroso, gente che effettivamente si ribella apertamente e comincia una vera e propria guerriglia contro, dato che i Mardu non possono fare la guerra, decide di fare la guerra al governo Mardu stesso. All'inizio si tratta di piccole azioni, cioè tipo attacchiamo e diamo fuoco alle scuderie, fulminiamo, si tratta comunque di piccole, cioè attacchiamo i contadini che sono quelli che hanno deciso di ritirarsi e di diventare contadini, attacchiamo gli allevatori di cavalli e li facciamo scappare tutti. Tutte azioni che, guarda caso, però sono rapide e estremamente rapide e precise nel loro attaccare. Sono attacchi che quindi a questo punto il nostro seguito di anti-Mardu ha bisogno di un simbolo, sono sempre di più, hanno bisogno di un simbolo intorno al quale identificarsi, e dato che loro sono, si ritengono, la minaccia ai Mardu, ai falsi Mardu, coloro che sono destinati a sopravvivere loro e a sconfiggerli e a distruggerli, il vero aspetto del clan, decidono di utilizzare l'ala del drago non solo come simbolo, non solo come simbolo per dimostrare che loro sono rapidi e precisi e colpiscono senza mai, alla stessa maniera dei draghi, insomma, arrivano all'improvviso e colpiscono e scappano super rapidi, super veloci, ma anche e soprattutto per una questione di noi come i draghi, noi siamo gli eredi dei draghi e noi, il clan Mardu
doveva essere distrutto, come i draghi servivano a tenere il clamardo sul chi vive e sull'attenti e gli impedivano di rammollirsi, allo stesso modo noi distruggeremo quest'epoca di pace attaccando e diventando i nemici da abbattere, i nuovi draghi, finché noi o gli altri non vinceremo, non ci affronteremo, una delle due fazioni vincerà. E effettivamente piano piano le azioni di Taklai e dell'ala del drago iniziano ad essere sempre più brutali e incisive, e sempre più gente comincia effettivamente a seguirla, ad avere un rispetto per queste persone, nostalgici comunque, gente che dice beh, però effettivamente è vero che ormai il governo ci chiede un sacco di cose, un sacco di strutture, tasse, cose, tutte regole che noi vogliamo andare, non ci piacciono a noi, noi vogliamo essere più liberi di fare quello che vogliamo, non vogliamo un governo, un Khan che ci dica no, non potete fare questo, non potete fare quello, abbiamo bisogno di una guida vaga, così come è Taklai non mette delle regole. Taklai è molto più libera, è molto più legata al mana rosso e nero appunto, e effettivamente riesce a mettere su questo seguito. A un certo punto però accade l'inevitabile, accade una cosa folle, ossia il capo dei Mardu appunto decide di sfidare Taklai in persona. È la prima volta in cui un capo Mardu viene sfida un altro pretendente, e Taklai vince, e sapendo di non poter tenere in vita l'altro clan, l'altro Khan, perché quello la ucciderà se ne avrà l'occasione, visto che non c'è riuscito nel modo legale, lo cercherà di farlo in modo illegale, tra virgolette, non si limiterà ad andare in esilio, decide sì di mandarlo in esilio, ma poi appena si allontana e appena è in una situazione in cui si trova, cioè ordina ai suoi uomini che lo scortano di portarlo via e di massacrarlo. Ufficialmente muore in un'imboscata causata dagli Abzan, perché accade in territorio Abzan, ma in realtà la verità è che non sono stati gli Abzan, bensì sono stati l'ala del drago appunto. Ma Taklai in questo modo ha anche la scusa per attaccare effettivamente i territori ricchi di risorse degli Abzan per fare la guerra e ritornare a una vita più nomade e più selvaggia, in cui non più si coltiva o si costruisce il territorio, si costruiscono le stalle e queste cose, ma si vive derubando gli altri clan, appropriandoci di ciò che gli altri clan creano per noi di fatto. E quindi Taklai di fatto è la vera fondatrice del clan Mardu, la rifondatrice se vogliamo, quella da cui poi deriveranno tutti i conflitti interni che vediamo anche andare avanti con Sarkhan e Zurgo. E nella realtà dei Khan, quindi questa è la storia della realtà dei Khan, nella realtà dei draghi invece Taklai è molto diversa. Anche qui in realtà continua a vedere nei draghi una fonte di ispirazione e assoluta incredibile potenza, velocità estrema, inizia a sviluppare tanta ammirazione per i draghi da voler diventare una dragon speaker, una di quelle che comunicano con i draghi, e inizia a studiare appunto la lingua dei draghi e diventa quindi in realtà non è, riesce a comunicare con i draghi, anzi torniamo all'idea del disegno, lei riesce a comunicare con i draghi attraverso le opere d'arte, il disegno. Lei disegna forme nella sabbia, i draghi rispondono con altri disegni. E a un certo punto sviluppa anche nell'art, come vediamo in quest'art, la capacità di utilizzare la magia dei fulmini. E effettivamente Taklai in questa realtà viene incaricata in realtà dal nuovo clan, dal nuovo Khan, il successore di Alesha, sempre lo stesso. In questa realtà Taklai non fa mai
Sì, poi il Khan in realtà. Taklai non andrà mai contro Colagan. Lei è innamorata folle dell'idea di. Innamorata pazza dell'idea che Colagan. Ormai sono passati 60 anni da quando Colagan ha effettivamente stabilito la sua alleanza con i Mardu. I Mardu sono il passato, loro sono il clan Colagan. Colagan li ha riforgiati in un certo senso, aiutandoli a liberarsi di quelle catene che li imprigionavano alle leggi, alle tradizioni e tutto il mana bianco. E Taklai quindi inizia a lavorare per Colagan, si fa per dire, è una guerriera Colagan di notevole abilità e volevo ricollegarla alla storia di alle altre storie, ma non so se ce la faccio perché non mi viene in mente niente. E come Vira ha fondato la tradizione di manteniamo il culto degli antichi clan, lei invece fonda una società, diciamo, di ammazzadraghi che va oltre, non di ammazzadraghi, scusate, di anti-ammazzadraghi. Nel momento in cui in questa realtà iniziano a nascere i primi ammazzadraghi, lei tra i Colagan è colei che cercherà in tutti i modi di distruggere gli ammazzadraghi. È il braccio armato dei draghi, in un certo senso. E finché poi questa cosa, per ricollegarci alla storia di prima, gli anti-ammazzadraghi saranno coloro che effettivamente proteggeranno i draghi. E addirittura lei sarà colei che nasconderà durante un attacco in territorio Jutai, scoprirà i segreti di Vira. Sì, di Viria, la djinn di cui parlavamo prima, e effettivamente sarà lei a scoprire l'incantesimo oscuro di che poi molto tempo dopo utilizzerà l'Ainok Marza, e proprio lei scoprirà come creare questo incantesimo, come scoprirà che esiste questo incantesimo che potrebbe distruggere per sempre i draghi, e farà di tutto quanto in suo potere per nasconderlo e tenerlo il più possibile nascosto e farne perdere le tracce, in maniera tale che diventerà un qualcosa di sempre più difficile da trovare, finché Mazra dopo 1000 anni lo ritroverà quasi casualmente durante scappando nel deserto, imbattendosi in questa pergamena nascosta in profondità sotto la sabbia, ma che in qualche modo una tempesta, magari, non lo so, inventatevi voi una cazzata per cui Taklai, insomma, trova questa pergamena con l'incantesimo che distruggerà le tempeste e la nasconde perché non la nasconde, cerca di distruggerla, ma Viria la prende e la nasconde in maniera tale che lei e i suoi anti-ammazzadraghi non possano mai più trovarla. Sì, mi piace di più questa storia. Lei è tanto così dal riuscire a eliminare quella pergamena, ma invece non ci riesce e viene fregata all'ultimo momento. E con questo abbiamo concluso. Per la prossima settimana, il compito a casa che mi do e vi do per chiunque voglia partecipare, in realtà, è quello di creare un personaggio Abzan e Dromoka. Un personaggio che abbia la sua storia nel presente e che ambientata nel presente, e che sia stato nella realtà dei Khan un Abzan e nella realtà dei draghi un Dromoka, e che ancora attualmente durante la storia faccia parte del clan Abzan o Dromoka, essendo del presente
non potete fare che era uno dei nostalgici di Rayan, degli antichi Abzan, però potrebbe anche essere, magari era un amico di Anafensa. Oppure potete prendere un personaggio appunto che non abbia una carta leggendaria, ma che appare solo nel flavor text o in una lore che abbia poca lore, e costruirci attorno molta più lore. Detto ciò, io direi che ci siamo fatti la nostra bella chiacchierata settimanale, e se ci sono domande, idee, partecipazione da parte della chat, rimango volentieri qualche minutino. Altrimenti ci vediamo domani per parlare, per leggere La Guerra dei Fratelli. Siamo arrivati ormai ai capitoli 6 e 7 ormai, e vedremo la vita di Urza e Mishra dopo che hanno ucciso Tokasia, purtroppo, e come sono andati avanti. Bon, direi che comunque, non essendoci interventi da parte della chat, credo proprio che possiamo salutarci qui e vederci direttamente domani pomeriggio alle 4:30 per continuare la lettura della Guerra dei Fratelli. E niente, ricordatevi il personaggio Abzan del presente per giovedì prossimo, Abzan e Odromoka. E niente, vi saluto qui e ci vediamo domani alle 4:30 di nuovo. Bye bye.